Amici dei gemelli, buon pomeriggio. Innanzitutto scusate per il mio ritardo, ma ormai chi mi conosce sa che quando ritardo negli oroscopi è semplicemente perché ho altre cose da dover sistemare. Allora, come sempre facciamo il vostro oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio 2024 e vi invito anche, per chi ancora non lo ha fatto, di iscrivervi al canale. Spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di ulteriori informazioni, sia nella voce descrizione sotto al video che nella voce informazione sul canale, trovate il mio numero di telefono, quindi potete tranquillamente mandarmi un messaggio. Trovate anche le mail se non volete mandarmi un messaggio, quindi mi potete anche girare una vostra email e io vi rispondo anche con tempi brevi comunque. Allora, andiamo a vedere per voi dei gemelli che cosa accade in questa settimana. Per il segno dei gemelli dal 20 al 26 maggio 2024, che cosa accadrà? Quali sono le novità che il segno dei gemelli deve sapere per la settimana che va dal 20 al 24 maggio 2024. Dal 20, anzi al 26, sì, dal 20 al 26 maggio 2024, ok. Ho sbagliato di qualche giorno. Qui c'è una grande delusione, dei dubbi che avevate che vi sta portando in questa settimana una grande delusione, ma ben venga che ci sia questa delusione perché vi aiuta a chiudere un ciclo. Qui andrete a tagliare con una situazione, comunque con qualcuno, perché si sta creando un grandissimo caos. Molto determinati e decisi a chiudere, a tagliare, ripeto, con una situazione o con una determinata persona. Perché i vostri dubbi sono fondati, questa persona o questa situazione vi sta creando comunque confusione, ma vi crea anche una delusione. E quindi andrete a chiudere un vostro ciclo di vita nella situazione che chiaramente state vivendo. Vediamo questo 6 di spade per il segno dei gemelli. 6 di spade per il segno dei gemelli. Quale altra informazione vuole darmi dal 20 al 26 maggio 2024? I dubbi sono perché non riuscite a mettervi d'accordo con qualcuno, non si riesce a trovare una quadra, per quanto voi cerchiate di mettere i puntini sulle i, è come se con un'energia, quindi con una persona, la trovate anche determinata di fronte a voi, non riuscite a trovare assolutamente una quadra. Ok, e quindi di conseguenza questo può portare, perché emergono delle novità, e questo può portare magari anche a discutere, a litigare, e questa cosa vi crea una delusione. Due di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole darci dal 20 al 26 maggio 2024? Situazione altalenante, scelte da dover fare in merito appunto proprio a questa delusione, stress, perché comunque questo caos in questa settimana vi andrà a creare comunque dello stress. Siete ben proiettati su quello che volete, su cosa volete raggiungere. Volete semplicemente il vostro benessere fisico, emotivo, psicologico e comunque chiuderlo questo ciclo. È solo che sembrerebbe che c'è qualcosa che vi sta creando una certa sofferenza, una certa inquietudine. È proprio il caos che vi sta creando dello stress e una certa inquietudine. 7 di bastoni per il segno dei gemelli dal 20 al 26 maggio 2024. Quale altra informazione vuole darci?
O voi o l'altra persona siete chiusi in voi stessi. Ripeto, questo è un ciclo che dovete chiudere e le carte invitano a non rifare gli stessi errori. La chiusura deve essere una chiusura netta, dovete essere decisi e determinati, che sia eventualmente anche a livello sentimentale. Se avete bisogno di chiudere con una situazione o con una persona che comunque vi ha deluso, è meglio che lo fate, semplicemente perché è un ciclo che dovete andare a chiudere, la vostra chiusura deve essere determinata, quindi dovete essere straconvinti nel dover fare questo. Perché? Perché comunque ci sono delle situazioni che purtroppo non possono andare avanti. Tre di spade rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 20 al 26 maggio 2024? Guardate, c'è proprio un qualcosa che vi crea una sofferenza, che non vi permette di proseguire, di andare avanti, o addirittura questo caos, questa confusione vi sta creando delle difficoltà anche a livello sentimentale. Volete una certa vittoria, ma c'è anche da dover lottare per fare andare le cose in un determinato modo. Vi sentite destabilizzati da questo caos in questa settimana? Sei di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno dei gemelli dal 20 al 26 maggio 2024. Inganni, bugie, tradimenti, il caos è proprio in merito a questo e voi state riflettendo proprio per tutto quello che sta accadendo in questa settimana e finirà di accadere, da dovervi allontanare. Volete semplicemente risolvere quelle che sono le problematiche che si stanno presentando, però da questa persona che vi ha comunque deluso volete tagliare, volete allontanarvi e volete andare verso una riuscita, quindi riuscire a risolvere un determinato problema per fare in modo che quindi la vostra situazione effettivamente migliori, la vostra. Perché non è che volete migliorare la situazione con qualcuno, volete proprio tagliare con qualcuno, è solo che non dovete ricadere magari nelle stesse trappole come un passato recente passato. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per il segno dei gemelli dal 20 al 26 maggio 2024. Ci sono delle cose di un passato, recente passato, che vi creano comunque sia del dolore. Le dovete semplicemente superare e prendere una strada comunque, una strada positiva. Quindi dovete andare per una strada che vi crei una positività, che vi dia un qualcosa di buono, dove la strada dove le problematiche non devono arrivare, ma dovete stare lontani, essere molto più amorevoli, ok? Quindi dare alla vostra vita un cambiamento positivo, dove c'è comunque della solarità, la riconciliazione, l'unione, la solarità. Andiamo a vedere i nostri angeli e arcangeli, per voi dei gemelli, quale consiglio vi danno. Oddio, non si vogliono mescolare le carte. Allora. D'aria è il momento di riposare e fare una vacanza. Prenditi un po' più di tempo prima di decidere. La meditazione potrebbe darti le risposte che cerchi. Quindi la vostra riflessione vi deve far capire, prendendovi il vostro tempo, della delusione, del ciclo da chiudere, il perché della chiusura, il perché dovete andare a fare una chiusura. Come superare determinate difficoltà, il perché mettere i puntini sulle i. Quindi deve lasciar guardare voi, il momento di riflessione, lasciar guardare voi all'interno per cercare di cambiare un qualcosa della vostra vita per non tornare sempre negli stessi errori. E
A Fondomazzo abbiamo il Tre d'Aria, dove c'è dentro voi stessi, per questa tristezza che c'è, per questa delusione più che altro che vi è stata provocata e per questa situazione altalenante, caos che state vivendo, c'è una profonda tristezza. Prenditi il tempo che ti serve per guarire. Hai bisogno di perdonare te stesso e gli altri. Imparate a perdonare, ma nello stesso tempo, ok, cercate di vivere chiudendo questo ciclo per far bene a voi stessi e non di certo agli altri, ok? Questo è quanto, carissimi amici dei gemelli. Noi ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata. Fatemi sapere, mi raccomando.